Il Nintendo Direct dello scorso 18 giugno è stato ricchissimo, ma così tanto che dopo averne fatto un video riassunto qualche giorno fa, ho deciso di preparare dei video dedicati ai suoi annunci più importanti. C'è molto di cui discutere, sia per quanto riguarda l'imminente futuro di Nintendo, sia per le aspettative da parte della community. Oggi iniziamo dalla fine, parlando un po' dell'annuncio più importante e atteso del Direct, quel gameplay reveal di Metroid Prime 4 che sognavamo da 7 lunghissimi anni. Un filmato che ha scatenato delle reazioni parecchio scomposte. C'è chi è rimasto deluso, chi si aspettava di più, chi invece è convinto che sia tutto troppo bello per essere vero. Io mi sono preso un po' di tempo per organizzare le idee e adesso vi dico la mia, un punto di vista di un fan della serie, ma che è anche abbastanza disilluso e critico nei confronti di Nintendo. Come al solito vi aspetto nei commenti per continuare a discutere in modo civile e prima di iniziare voi, mi raccomando, supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Un grazie gigantesco a Autogi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Prima del Direct ho pubblicato uno shorts dove dico che secondo me Nintendo ha sbagliato tutto con Metroid Prime 4 e ne sono ancora fermamente convinto. La ricezione del trailer da parte dell'utenza è stata così eterogenea, anzi confusa, a causa di un problema di aspettative abbastanza irrealistiche che si sono gonfiate a dismisura in questi 7 anni di silenzio. Dobbiamo innanzitutto renderci conto che per quanto Prime sia un capolavoro della storia dei videogiochi, la serie di Metroid non ha lo stesso appeal, soprattutto in Giappone, degli altri big targati Nintendo. Guardate i dati di vendita. Il titolo più venduto di Metroid è Dread, che grazie all'effetto Switch è riuscito a superare le 3 milioni di unità vendute, mentre siamo a poco più di 1 milione per la remastered di Prime. Prendendo per buoni questi dati fermi circa un anno fa, fa riflettere il fatto che l'unico titolo della serie ad aver superato il milione di copie vendute in Giappone sia il capostipite, pubblicato sul NES nel lontano 1986. Partendo proprio da questa percezione, va ricordato che per Nintendo Metroid è sempre stata una serie sacrificabile. L'affidare lo sviluppo di Prime a Retro Studios, più che una mossa azzardata, fu un vero e proprio tentativo di suicidio, tanto che furono gli stessi sviluppatori di Retro ad affermare che a Miyamoto non sarebbe importato nulla se il fallimento di Prime avesse comportato la morte del franchise. Con Prime gli andò bene, con Other M decisamente peggio. Samus Returns fu annunciato in sordina dopo il Nintendo Direct del 2017 ed uscì a fine ciclo vitale del 3DS, quando tutta l'attenzione di pubblico e stampa era concentrata su Switch. Questi sono solo alcuni esempi di come la serie, fino a qualche anno fa, agli occhi di Nintendo fosse semplicemente un contentino da dare al pubblico occidentale, e sospetto che le dinamiche dietro il primo Metroid Prime 4, il progetto cestinato, siano state esattamente le stesse. Il problema è che, per quanto hype si possa essere creato intorno a un progetto del genere, Metroid Prime 4 non potrà mai essere un gioco generazionale come ad esempio lo sono stati Breath of the Wild, Tears of the Kingdom o Super Mario Odyssey. Pensate ad esempio a quanto l'attesa per Tears of the Kingdom abbia creato un enorme attrito con l'utenza quando si è scoperto che il titolo, in quanto seguito diretto, avrebbe riciclato mappa e asset da Breath of the Wild. Ecco, difficilmente il quarto capitolo di una saga che andava di moda 20 anni fa riuscirà a reggere la pressione di queste aspettative. Per questo un Prime 4 ha senso anticiparlo come titolo di una lineup nei primi anni della console, ben diverso è aspettarsi un gioco rivoluzionario a cavallo tra due generazioni. Anzi, forse questa è la posizione più scomoda di tutte, perché Prime 4, che molto probabilmente sarà un titolo cross-gen, non riuscirà ad esprimere neanche tutte le potenzialità di Switch 2. Non sarà quindi una vetrina tecnica di quello che sarà in grado di fare il nuovo hardware, al massimo un prodotto da elogiare per essere riuscito a spingere oltre il limite la vecchia console. Ma non sono questi i pregi che spingono gli utenti a comprare in massa un prodotto. Quindi, per chiudere questa prima parte del discorso, secondo me intorno al titolo si sono create delle aspettative irrealistiche. Se Nintendo avesse gestito diversamente il progetto, affidandolo immediatamente a Retro Studios, probabilmente non ci sarebbe stato neanche il tempo di idealizzare così tanto un prodotto del genere. Dall'altra parte però bisogna essere obiettivi. Si tratta di Metroid Prime 4, il sottotitolo Beyond lascia intuire un superamento del limite, ma rimarremo comunque confinati all'interno della sfera di azione di una tipologia di gameplay che, per quanto unica,
oggi potrebbe risultare indigesta ai più. E inoltre vi lancio anche una piccola provocazione. Stiamo tutti dando per scontato che Retro Studios sia in grado di modernizzare in modo efficace il concept degli FPA, ovvero i First Person Adventure, quando in realtà già dal terzo capitolo si notava una grandissima stanchezza nei confronti del brand e anche una certa indecisione per quanto riguarda la strada che si aveva intenzione di seguire. Lo sviluppo di Corruption fu estremamente complesso, sembrava quasi che l'obiettivo di Retro Studios fosse quello di creare un Halo-like più che un Metroidvania, e i limiti tecnici di Wii, un discorso che oggi potremmo traslare paro paro su Switch, imposero l'abbandono di una struttura open world che avrebbe dovuto caratterizzare la parte finale della trilogia, almeno secondo le prime visioni di Retro Studios. Corruption chiudeva quindi una stagione ben precisa del gaming e anche degli sforzi produttivi di Retro Studios. Non a caso il progetto successivo fu la reinvenzione dei Donkey Kong Country. Quindi ho una domanda, ed è sì, una provocazione. Se siamo tutti d'accordo nel pensare che nessuno più di Retro Studios sia in grado di creare un nuovo Prime in linea con gli alti standard qualitativi della serie, siamo sicuri che dietro questo progetto ci sia la stessa voglia e passione di 20 anni fa? Ma prima di continuare con il video vi devo assolutamente parlare dello sponsor di oggi, Otogi Retro Games. Se siete appassionati di retro gaming dovete assolutamente farvi un giro su Otogi Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce n'è veramente per tutti i gusti e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Otogi Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Otogi Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Otogi Retro Games e andiamo avanti. Tolte le aspettative, parliamo del trailer in sé. Ho letto di tanti che sono rimasti delusi da quanto mostrato da questo primo trailer, una cosa per me difficile da capire. I motivi della delusione possono essere due: o graficamente ci si aspettava di meglio, o magari ci si aspettava qualcosa di più dal gameplay del gioco. Partiamo dalla grafica. Il titolo riutilizza l'engine di Metroid Prime Remastered, un prodotto che viene indicato più o meno da tutti come quanto di più impressionante si sia mai visto su Switch. Ora, il trailer di Beyond, per quanto caratterizzato da una compressione non proprio eccellente, non mi sembra che scenda sotto quanto visto con la Remastered, anzi aggiunge parecchi elementi assenti nel primo episodio. Principalmente si nota molto più dinamismo nella composizione delle scene, che ora presentano tanti punti di interesse anche sullo sfondo. Mentre l'intro di Prime era un visitare le macerie di un conflitto appena concluso, qui ci ritroviamo proprio sul campo di battaglia nel cuore dell'azione. Tra navi spaziali, spari, esplosioni, c'è una pienezza visiva inedita ai primi capitoli della serie, che richiama abbastanza da vicino l'incipit di Corruption. La cosa particolare poi è che mentre le critiche le abbia viste principalmente da utenti e giornalisti italiani, all'estero la ricezione è stata esattamente opposta. Ci si interroga se tutto questo sia troppo bello per essere vero, tanto da speculare se effettivamente il trailer giri su Nintendo Switch, su un dev kit o direttamente sulla next gen. Visto che si tratta chiaramente di una build non definitiva, spero che quantomeno i 60 fps vengano mantenuti, mentre sappiamo già che la risoluzione non sarà mai stabile a 1080p. E poi se ci si lamenta di una palette spenta o ambienti poco ispirati, le immagini finali lasciano intendere che ci sia ancora tanto da mostrare. Prime Remastered, trattandosi di una riproposizione, poteva permettersi il lusso di mostrare tanti dei suoi ambienti già dal trailer, perché il punto di forza di un'operazione del genere sta nel riuscire a migliorare graficamente qualcosa di già noto. Lo so che è brutto da dire, ma tempo al tempo. Bisogna fare finta che gli ultimi 7 anni non siano esistiti e considerare questo reveal come la prima volta che si parla del gioco e che questo viene mostrato. Da qui a un anno avremo modo di comprendere le vere ambizioni del progetto, sia grafiche che di gameplay. Sarebbe come lamentarsi del primissimo trailer del seguito di Breath of the Wild, che ancora non era conosciuto come Tears of the Kingdom, perché non veniva mostrato nulla del gameplay. Lo ripeto, tempo al tempo. Proprio per questo io mi aspettavo esattamente un gameplay reveal del genere. I pochi minuti di filmato servono a far vedere il modello di Samus, la morfosfera, il ritorno del visore scan e l'antagonista del gioco. I più malati di lore possono farsi infinite seghe su chi sia Silux, sugli Moktroids e via dicendo, ma questa è una prima presentazione di un titolo dove viene semplicemente detto: la base è quella di Metroid Prime e tranquilli, sappiamo quali sono i suoi punti cardine. Sperando che il 2025
comunque sia un obiettivo realistico, da qui a un anno avremo tante occasioni per scoprire passo passo le novità di Beyond. Prime 4 sarà finalmente l'open world che Retro Studios voleva già sviluppare su Wii? Quale sarà la feature principale di questo quarto capitolo? Ecco, sono domande che va bene siano state lasciate aperte in un trailer del genere. Comunque, gira che ti rigira, la storia si ripete. Sembra di essere tornati a inizio anni 2000, quando i primi screenshot di un Metroid in 3D e in prima persona facevano gridare allo scandalo. In molti chiedevano a gran voce che Nintendo prendesse in mano le redini del progetto e in tanti davano per spacciata la serie di Metroid. E invece, il resto è storia. Quindi, se avete seguito la serie nel corso degli anni, ma soprattutto se avete giocato a Prime Remastered, non era poi così difficile immaginarsi che Prime 4 avrebbe assunto una forma del genere, no? Appunto, proprio per questo vi aspetto nei commenti. Sono veramente curioso di capire cosa ne pensate di questo reveal di Beyond e soprattutto quali sono, anzi, quali erano le vostre aspettative nei confronti di questo titolo. Noi comunque ci vediamo presto con il prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Matt, Michele Droid. Ciao. Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa...